mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella di uno sconosciuto. È ciò che ha fatto Luca Morelli, studente romano di 26 anni a Copenaghen per un master. Luca stava bevendo con gli amici in un pub, quando d'improvviso ha visto un uomo scivolare nel canale. È subito accorso e si è reso conto che l'uomo aveva perso conoscenza e la corrente lo stava trascinando molto lontano dalla riva. Insieme con un amico ha preso subito una delle barchette parcheggiate sul greto. Ha remato, ma la corrente era troppo forte. A quel punto era una questione di attimi. Luca ha capito che non c'era più tempo e se voleva fare qualcosa doveva farla subito. Si è tuffato nelle acque gelide. A forza di braccia ha raggiunto l'uomo, gli ha messo subito la testa fuori dall'acqua e combattendo contro la corrente l'ha trascinato a riva e gli ha salvato la vita. Avevo così tanta adrenalina in corpo, dice, che sul momento non mi sono neanche reso conto del freddo. Solo dopo ho capito che anch'io avevo corso un bel rischio, ma in quegli istanti l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era di salvare la vita a quell'uomo.